Buongiorno a tutti ragazzi, eccoci al Parco dei Fumetti, località Mezzo Camino. Ci devo venire una settimana fa, poi mi ha preso un raffreddore e purtroppo ho dovuto rinunciare, ma siccome non demordo, eccomi qua. Bellissimo, questa è la pista ciclabile che adesso io percorrerò per la prima volta. E niente, l'ho conosciuto grazie all'amico Lorenzo Maria Surlese, un attivo biker, anzi un biker attivista per quanto riguarda le politiche della ciclabilità urbana. Grazie Lorenzo di avermi fatto conoscere quest'altro posto stupendo. Eccola qua, la ciclabile, quella è la Colombo. Questa è l'entrata, adesso vi faccio vedere l'entrata. Eccola qua. Questa è l'entrata. Ecco, qui si va verso il Torrino. E l'ho cercata col navigatore di Google. Eccellente, ragazzi. Questa è la mitica Rock Rider, la mia fedele compagna di viaggio. Bene, adesso farò un giretto qua dentro, per cui vi documenterò un pochino, insomma, com'è questo parco. Ecco, questa mattina fa freddo, diciamo che ecco, sono messo bene, scaldacollo pure in testa, in pile leggero, in maniera che stop wind, quindi non raffredda la testa più di tanto, però deve essere aderente. E come sempre casco, guanti da sci, sotto in pelle, sopra in tessuto, in maniera che non sento il freddo, però allo stesso tempo posso manovrare bene sia le manopole che il cambio. Va bene, io comincio il giro. Ecco, questa parte costeggia la Colombo. Che robetta, ragazzi! Cioè, un po'... certo, qua si sta un pochino rovinando, però d'altronde l'importante è che c'è. Ecco, questa qui è la Cristoforo Colombo che porta a Ostia. E questa è la ciclabile che porta a Mezzo Camino, Verso mezzo... cioè, no, Mezzo Camino. Zona Mezzo Camino e al parco di... parte dal Parco dei Fumetti e fa tutto un giro, Torrino, zona Torrino Mezzo Camino. Eccola qua. Mi piace, sì. Grazie Lorenzo, mi hai fatto scoprire un'altra cosa nuova, grazie Lorenzo. Ecco qua, lui mi segnala che siamo vicino a Viale di Mezzo Cammino. Ecco qua, questa è la pista ciclabile, è bella comunque, È un po' isolata, però è bella. Eccola qua. Vedete, qua ci stanno le case. Quella è via di Mezzo Cammino, sta là sotto, dove passano le macchine. Adesso avviciniamo, eccola là. Quella è via di Mezzo Cammino, che poi, proseguendo, la porta al ponte di Mezzo Cammino. Sarebbe bello se da lì si agganciasse con l'altra ciclabile. Eccola qua. Perfetto, ragazzi. Devo dire che mi piace, è una bella passeggiata. Poi, conoscere cose nuove è sempre una cosa bella, Allora, questa è l'altra entrata di Parco dei Fumetti. Qua siamo sempre zona Mezzo Cammino. Eccola qua. Qua comincia la ciclabile, certo è proprio bella, Adesso me la farò tutta verso all'interno e dovrei arrivare dall'altra parte da dove ero partito. Eccola qua. Bellissima. Bene ragazzi, io continuo la passeggiata. Allora, mi trovo in Viale Bartolomeo Cavaceppi. Oh, laggiù, eccolo là. Quella è l'autostrada Roma-Fiumicino, Che robetta, ragazzi. Mi sto aiutando un po' col navigatore, perché io per le strade sono un po' annegato, però devo dire molto bello, Ecco, ho lasciato la ciclabile da poco. Ecco fatto, ragazzi. Quella è l'autostrada Roma-Fiumicino.
Eccola là. Adesso io proverò ad andare avanti, vediamo un po', faccio la strada, va. Tanto qui le strade sono belle larghe. Perfetto. Parco dei fumetti, ragazzi. Sto all'interno di Parco dei fumetti. Ecco, qua sto su quel cavalcavia. Questa è la rotonda che ho fatto prima. Eccolo. Ecco tutti i murales. Murales con tutti i fumetti. Dylan Dog. Eccellenti. Guarda che belli, eh? Facciamo uno stacco in primo piano. Spettacolo. Bene. Qua c'è un bel panorama, ecco. Qua c'è centro commerciale, bellissimo. Bello, bello, bello. Mi piace. Eccoci qua, ragazzi, di nuovo al punto di partenza. Ecco, sono arrivato qua da Viale Pechino. Ecco Viale Pechino. Sono sceso giù e adesso la faccio tutta, arrivato al Torrino e ritorno a casa. Comunque è stato un bel giro. È stato un bel giro. E niente, consiglio anche a voi di farci un giretto, è molto, molto interessante. Comunque, grazie a Lorenzo Maria Surlese, il nostro rappresentante istituzionale dei biker romani. Pollice in su, mi raccomando.